Salve ragazzi, lo staff di Dr. Android per voi. Oggi impareremo a creare un forum online. Per prima cosa avete bisogno, per procedere, di un browser internet, un programma denominato FileZilla Client, tanta pazienza, un indirizzo email e la piattaforma di cui ci serviremo per creare il forum. Prima di tutto è necessario collegarsi all'indirizzo internet che sto per mostrarvi in sovraimpressione, filezilla.project.org. A partire da questo indirizzo sarà necessario scaricare i file che vi sto mostrando, quindi dovrete cliccare sul bottoncino Download FileZilla Client. Una volta installato questo software, avremo la possibilità di collegarci a un host remoto. Significa che se possediamo uno spazio web possiamo navigare tra i file che questo spazio web ci mette a disposizione. Questo programma è essenziale per poter procedere. Il secondo programma di cui abbiamo bisogno è la nostra piattaforma PHPBB. PHPBB è una delle più importanti piattaforme in questo ambito. Questo perché ci consente di gestire simultaneamente un'infinità di utenti e di impostazioni. È probabilmente attualmente sul mercato la piattaforma per forum, dopo la vBulletin, se esiste ancora, più performante, e tra l'altro è stata scritta in PHP, uno se non il più importante linguaggio di programmazione server side. Come terza cosa abbiamo bisogno di uno spazio sul quale caricare i nostri file, la piattaforma che andremo a scaricare, e tra l'altro è necessario installare anche il database. Quindi dovremo collegarci all'indirizzo che vedete in sovraimpressione. Non è obbligatorio utilizzare questo host, per chi avesse più dimestichezza con i computer può anche individuare un altro provider, tra virgolette, che fornisca lo spazio web. Dunque, a partire da questo sito web è fondamentale per poter iniziare la nostra avventura a registrarsi, quindi bisognerà specificare il nome del sito, nome sito prova, pigiare sul bottoncino continua. Io vi rammento, sto continuando a visualizzare la schermata perché non so quale spazio dello schermo voi stiate visualizzando. Bisognerà compilare i campi che vedete qui di seguito. Una volta compilati questi campi, riceverete una mail da parte di Altervista o comunque del gestore che state utilizzando per richiedere il servizio, il vostro spazio web, e collegarvi alla vostra casella di posta elettronica, dalla quale confermerete tutte le impostazioni relative al nuovo host creato. Quindi ribadisco, altervista.org è un portale, un servizio online che consente di creare un proprio spazio web, come se offrisse un hard disk collegato con il mondo intero, e senza il quale non sarebbe possibile creare il nostro forum. Una volta creato il nostro spazio web, è necessario collegarsi con le credenziali che ci sono state fornite da Altervista o comunque dal nostro gestore di fiducia. A questo punto bisogna configurare il database. Altervista offre una serie di impostazioni che consentono di configurare il database in modo assai semplice e discreto. Bisogna collegarsi alla scheda risorse e visualizzare la voce database. Ci verrà chiesto di creare un nuovo database. Io ho già provveduto e una volta creato il nuovo database è una procedura semplicissima. Saranno necessari un paio di click. Per accertarsi della avvenuta creazione del database è necessario collegarsi al link che sempre Altervista fornisce. Nel mio caso il database è il seguente, ma ovviamente a voi seguirà questo prefisso seguito da un suffisso che è relativo alle specifiche che voi avete scelto per il vostro sito web. Nel nostro caso sito prova, eccetera, eccetera.
E dunque, a questo punto, bisognerà utilizzare le credenziali che sono state ricevute via posta elettronica per accedere al nostro hard disk online, al nostro spazio web. Nel nostro caso, le credenziali sono quelle che probabilmente avete anche osservato in sovraimpressione, no, non si vedono, quindi ho tutta la possibilità di inserirle. Host, liceo, un momento soltanto, sto inserendo le credenziali per poter accedere al nostro spazio web online. A questo punto, inserite le credenziali, provo a collegarmi al nostro sito web. Altervista.org. Vi rammento che voi riceverete queste credenziali direttamente online. Una volta raggiunto il nostro sito web, è necessario caricare su di esso i file necessari all'installazione del nostro portale. Questi file li scaricate dal link che vi ho mostrato in precedenza, che comunque troverete ai margini del video su YouTube. E una volta scaricata la piattaforma, è necessario dezipparla in linguaggio tecnico e caricarla su FileZilla dopo aver effettuato l'accesso al nostro spazio web online. Sarà sufficiente trascinare l'intera cartella all'interno dello spazio bianco che visualizzate dalle vostre interfacce su YouTube. Una volta caricato questa piattaforma, si accede nuovamente ad Altervista, o ripeto allo spazio web che voi state utilizzando, gestione file. Da gestione file, momento soltanto, questo è l'host sbagliato ovviamente, eccolo, quello esatto, quindi gestione file, state visualizzando quello che visualizzo io esattamente, cliccate su PHP BB3. Se la vostra connessione a internet non è una ciofeca, dovreste riuscire a raggiungere in tempi utili il sito. A questo punto è necessario cliccare su Install, la cartella Install, aprire questa cartella. All'interno di questa cartella troverete la index necessaria all'installazione. Quindi, una volta raggiunta la index, osserverete questo messaggio di introduzione. Quindi scorriamo, scegliamo la nostra lingua, non è possibile ovviamente scegliere una lingua differente dall'inglese, poi vedremo in un video successivo se il progetto avrà seguito come cambiare lingua della nostra piattaforma. Quindi premiamo su Install, procedi al prossimo step, e ha verificato la piattaforma che tutti i parametri sono correttamente configurati. A questo punto scegliamo il database, in genere è MySQL. Se avete utilizzato un server Microsoft, SQLite, ma in genere MySQL, no, probabilmente ho detto una cavolata, SQLite non è utilizzato soltanto su server Microsoft. In ogni caso, configuriamo il nostro database. Il nostro database è quello che vi ho mostrato in precedenza. In questo caso, My, e a seguire il suffisso. Si configura la porta in genere 21, ma sarà Altervista a specificarlo. Se non è specificato, potete anche lasciare vuoto. Il server host name, perdonatemi, è localhost nel caso di Altervista. Il database name è mai seguito dal suffisso che avete ricevuto via posta elettronica. A questo punto inserite lo username che vi consente di accedere al vostro spazio web su Altervista e la password, e il prefisso delle tabelle vi suggerisco di lasciare questo. A questo punto ci colleghiamo al nostro sito web, Join Your Droid, a breve ufficialmente online, e visualizziamo il forum. Quindi la vostra interfaccia, una volta avere installato la piattaforma, dovrebbe presentarvi pressappoco in questa forma. Avrete a disposizione una serie di strumenti infinita per poter gestire la grafica, l'interfaccia, gli utenti e
del vostro forum. Vi ringrazio per l'attenzione e un saluto dallo staff di Dr. Android e un abbraccio virtuale a Francesco e a Guido. Buon proseguimento e di nuovo grazie per l'attenzione.